Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Bene, oggi siamo su una nuova parte di Mario e Luigi, Partire da Tempo. E dunque, oggi andremo in cima a quella montagna, però la prima cosa che dovrebbe succedere sarà un mini boss. Dice un tizio rotta con baffi che a quanto pare chiama i suoi shrub e... Minchia, ma da una mobba gigante! Benissimo, qua si comincia subito la parte con un boss. Allora, prima di tutto ci sono questi tre shrub. Vabbè, saltato shrub e questa shrub bomba. Allora, la shrub bomba non potete distruggerla in nessun modo, quindi è inutile che ci provate a distruggerla. Diciamo, per poter affrontare il generale, quello che tecnicamente dovremmo ucciderlo, dobbiamo fare in modo che a questi shrub gli cade la bomba, quindi dobbiamo usare quelli. Però a giudicare dal fatto che non abbiano poca vita, direi che devo usare il guscio, va. Cioè, non so quale sia l'oggetto migliore contro questi qua, ma vorrei evitare di usare oggetti molto forti, perché me ne devo conservare per il tizio. Allora, ora è il loro turno che lanceranno la bomba. Ovviamente la respingono e attenzione a qua, che se no ci esplode in faccia. Ok, qua per adesso sono andato bene, vediamo un po'. Cuccio rosso, vai, per essere sicuri che magari lo uccido. Vai. Cacchio, mi ha fatto confondere, cacchio. Cuccio verde, dai. Oh, dai, Mario, Luigi, Mario, Luigi, Mario, Luigi, Mario, Luigi, abbiamo capito. Cacchio, non muore proprio sto qua. Quante vita c'ha? Di nuovo la bomba. Oh, non morite, crepate. Allora, penso che quella a 100 ormai abbia poca vita. Appunto. Boh, quello di sinistra che muore e moriva lui. Che adesso è suo turno d'attacco. Che manda in campo i suoi soldati e va. Per il momento è quello il suo attacco, poi. Pepe rosso è quello che ci serve. E dunque, potrei farvi vedere il fiore mix, però non so, va. Prima voglio vedere il fiore clone quanto ne faccio di danni. Vabbè, più o meno. Cioè, non lo so quanta vita c'ha, perché io non sono Wikipedia, quindi non che detto la mia quanta vita c'ha. Bene, proviamo il fiore mix da stavolta, anche se farò schifo. Allora, devo cliccare il tasto giusto e non sbagliate, che sennò questo palla di fuoco cade subito e poi facciamo schifo. Qual è il mio problema? Non sono proprio capace con i fiori mix, faccio solo buono oppure per niente. Dai, voglio riprovare. Dai. Cacchio, il problema è che non si capisce con qual è il suo turno, quindi io sbaglio, alcune volte sbaglio. Oh. Boom. Ok, mo si appunto dopo un po' quello si scoccia e rimette di nuovo la bomba. Vabbè, quindi ora devo di nuovo ammazzare questi. Ecco qua di nuovo, vediamo un po'. Cacchio, è finito l'effetto del peperone rosso, ma vabbè. Provo ad usare i primi clone, vediamo un po' cosa faccio.
199, minchia, quasi 200. Boh, aia. Cacchio, ma io proprio faccio schifo con questi lanci. Dunque, se uso bonbon, vediamo quanto faccio. Ok. 143, ecco, perché è meglio il Fioreclo a un altro punto. Vabbè, ormai il cannone sta per diventare inutile, ormai con il proseguire del gioco. Dai, Ah, alleluia! Cacchio, qua sono stato quasi praticamente un bel po' di tempo per già battere qua, cacchio, era lungo. Ma perlomeno i baby ora possono di livello 25. Dunque, baffi ne hai proprio pochi. Poi baby Luigi. Ecco, anche lui ha raggiunto 100 di velocità. Va, come ho detto. Boom. Finalmente possiamo proseguire. Ma qua non c'è niente. C'è solamente sto coso che lampeggia. Ci siamo. I miei sensori rivelano altissimi livelli di energia della stella cobalto. Ah, bene, sei composta o cosa? Sono l'Eterno Drago, esaudite il vostro desiderio. Ah, no, ah, no, scusatemi, ho sbagliato serie, non siamo in Dragon Ball. Dicevo, sono lo spirito che vive nella stella cobalto. Sto usando il grande potere di questo colle per potervi parlare. E uso la voce di Dragon Shannon perché sì. Forse l'avete già capito, ma io ho il potere di sconfiggere il Shroob. La principessa Shroob lo sapeva e mi ha fatto a pezzi durante la lotta con la principessa Peach. Mario, Luigi, Bibi Minchia, siete l'unica speranza per il regno. Ma dovete sbrigarvi, dovete ritrovare tutti i miei pezzi. Se trovate due dei tre pezzi della stella mancanti, potrete superare la barriera che impedisce l'accesso al castello di Peach. E poi, una volta trovato l'ultimo pezzo, riuscirete a salvare il regno. Sbrigatevi ora, trovate i miei pezzi mancanti. D'accordo. Credo che uno dei pezzi si trovi al santuario stella, lì davanti. E minchia, Baby Luigi piange. Per ora non posso fare altro che aiutarvi, ma ci rivedremo, me lo garantisco. E ora le fede d'ago spariscono, hanno scusatemi. Quindi era come pensavamo, è stata questa Shroob a fare a pezzi la stella cobalto. Beh, guarda, non mi dire. Minchia, però fatelo stare zitto sto bambino, magari. Dobbiamo sbrigarci a trovare i pezzi manchi rimanenti. Ma perché Baby Luigi piange? E mica ve ne accorgete solo ora? Sembra che lo spirito della stella lo abbia spaventato. Minchia, e non ha spaventato Luigi. Forse Baby Luigi ha percepito qualcosa che noi non potevamo sentire. Ma vabbè. Dai, tutta la felice che ci servi. Che se no ti badiamo in pasto ai Goomba. Ok, dobbiamo fare questa lunga camminata su queste bellissime stelle
per poter raggiungere quel tubo blu che vedete là in fondo. Allora, penso che non ci sia nessuno, quindi posso anche andarci tranquillamente. Sì, anche se per far prima ma si potrebbe anche usare la palla fratelli, ma non ci ho sbatti di usarla, quindi faccio prima con tutti e quattro. Ed eccoci in un nuovo dungeon, che non so il nome, sono un genio. Allora, per cominciare, primo fagiolo. In tassando ce ne sono 8, quindi vediamo se riesco a prenderli tutti. Cacchio, che mi manca poco. Dun dun dun, dun 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 dun. Ah, bene. C'è un cancello che ci blocca, bene. Questo deve essere il portale del santuario stella di cui ci ha parlato la stella Cobalto. E sono una faccia bruttissima. Pellegrini e viandanti, cosa cercate in questo luogo sacro? Oltre a questo portale c'è il sacro reame delle stelle, custodi di luce. Accesso è riservato ai meritevoli e ai puri di cuore. Silenzio! Non ho bisogno di sentire le spiegazioni. Necessito solo di una prova del vostro valore. Allora potrete passare. Tu, baffuttoroso, vieni avanti. È già davanti. Vieni qui, di fronte a me. Non preferire parola e apri il tuo cuore. Sì, vedo. Oh, cosa impossibile. Fantastico, bene. Baffuto rosso. Sei onesto e coraggioso. Sei pieno di virtù e di amore per tuo fratello. Però ti consiglio di metterti a dieta, perché sei anche pieno di ciccia. Ma va a cagare! Non lo credere Mario. Mangia meno bucatini alla amatriciana, anche se sarà dura rinunciare alla loro bontà. Metti un freno al tuo appetito. Fai più moto e continua a voler bene a tuo fratello. Se lo farai, sarà la tua popolarità ad essere immensa, non la tua pancia. Sì, io ti giudico degno di oltrepassare il portale e ti consiglio un petto di cosse. Ora tu, baffuto verde. Bene. Cosa, wow, quello, ma che cazzo. Baffuto verde. Tu? No. Ma che fai, mo? Lo baci? Buona fortuna, ti servirà. Cosa vuoi che ti dica di più? Se vuoi io parlo, ma mi sentiranno tutti, ne sei proprio sicuro? Rivela tutti i segreti del tuo cuore, anche quello strano. L'incidente e l'altra cosina. No, aspetta, non per il 18, per favore. Allora te lo dico sottovoce. Per quel che riguarda i piccoli, so che il loro cuore è puro, quindi possono passare. Ciò significa che siete quasi tutti meritevoli. Solo il baffuto verde, non lo so. Si è macchiato di certi atti poco nobili. Chissà cosa vi riserverà il futuro. Potreste dover affrontare prove durissime. Ma il baffuto verde si lamenta e piange come un bambino, pieno di paure. È imbarazzante. Non posso permettere che un individuo così miserevole attraversi il portale. Mi dispiace, ma non potete passare. Come parliamo noi italiani. Calmatevi. Se vi tranquillizzate vi dico cosa potete fare. A questo punto avete tre possibilità. Uno, vi arrendete e tornate a casa a caccia in culo e vi fate una bella ipepatta di porca puttana. Ipepatta di cosse. Due, lasciate qui il baffuto verde e procedete senza di lui. Ok, facciamo la due. Andate alla ricerca del blocco Aurora, ovunque esso sia. La scelta della strada da intraprendere è solo vostra, seguite il vostro cuore.
Vi starete chiedendo cosa sia il blocco Aurora, vero? Non quello della principessa Disney. Preparatevi all'illuminazione. È un blocco raro, gli abitanti del regno della stella lo veneranno sin dalla dicta. Ascoltatemi bene, se trovate e colpite il blocco Aurora, riconoscerò il coraggio e lo spirito di gruppo del Baffuto Verde. Allora, avrete dimostrato di essere tutti meritevoli e io vi lascerò passare. Arrivederci. Vabbè, il povero è proprio uno stronzo. Allora, come si fa a pigliarsi questo blocco Aurora? Non me lo ricordo nada. Allora, prima esploro un po' la zona per capire un po' da che parte andare. Qui ci sono di nuovo gli stessi nemici. Voglio passare di livello 25. Fantastico, eh? Ha raggiunto 100 di attacco, fantastico. Ecco, ora sta a 106, così è molto forte. E ora anche Luigi. Dunque. Buffy? No. Stai 4, ok. Bene, qua ci sono dei nuovi nemici. E questo cubo che sembra diverso rispetto a quello incontrato finora è. Sì, hanno colori diversi, non sono come quelli di prima. Vabbè, per adesso ha solamente fatto un attacco uguale a quelli che abbiamo incontrato prima nella montagna Twomp. Questo qui è nuovo. Una specie di pianeta piranha. Ok, allora, come batterla non lo so, proviamo con trampolino, direi. Io mi sa che qua devo usare il saltavitato per andare da una parte all'altra. Oh. Ok, di qua si prosegue per poter andare lì al centro. E dunque prima prendo i bebè. Ok, poi dall'altra parte ci andrò quando devo fare il ritorno. Ma da quel paese chi l'aveva visto che c'era un altro trampolino? Magari cacchio ci ricordava. Ah, ecco, preso. Ecco, adesso prendo il blocco. Ecco, è ritornato al centro e io ne approfitto per andare a destra stavolta. Così vi faccio vedere un po' altri blocchi nemici. Ecco, finalmente uno passa di livello, ovvero Baby Mario che passa di livello 26. Attacco. Cacca, solo 6. E anche Baby Luigi. Difesa. Anche lui 6, benissimo. Ecco qua il blocco. Sì, è lui, impressionante. Questo è il blocco Aurora. Siete stati bravi a trovarlo. Ora, Baffuto Verde, mostrami come colpisci il blocco e ti guiderò
giudicherò meritevolmente nonostante le tue pecche. Ah, ecco. Ma che? Beh, però il blocco dovrebbe stare fermo. No, 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 non ci siamo. Devi usare il cuore. Vieni qui subito. Luputo verde, mi senti? Devi ascoltarmi attentamente. Il blocco non l'hai portato qui tutto da solo, vero? Di chi è il merito di questa impresa, eh? Chi l'ha resa possibile? Scegli una tra queste tre risposte. Mario, i bimbi o io? I bimbi, vabbè, sono stati. Sbagliato, pensaci bene. Puto, ma sei stato, ma sono stati vabbè, facciamo perdere. Ma ci sei o ci fai? Ma davvero, pensaci bene. Scusa, che devo dire io? Insomma, basta. La risposta giusta è la 4, tutti noi, ma se non c'era la 4, coglione. Vaffanculo, dio papà! È assolutamente ovvio, beh, anche. Ma come si fa a non sapere una cosa del genere? Potevi anche darmi una 4 risposta a scemo. È inconcepibile, è assolutamente Cosa ti ho detto di scegliere tra 3 risposte e basta? Mi stai dicendo che mancava la risposta numero 4? Bugiardo! Uè, ma che coglione. Vedi? È questa tua maniera di dire bugie e travisare i fatti che ti mette sempre nei guai. Lo capisci che devi tutto al lavoro del gruppo? Lo capisci che fai parte della squadra? Non ci vuole un genio a capirlo, ma tu ti sei rifiutato di scegliere la risposta 4, tutti noi. E oltretutto mi hai mentito. Sono esterrefatto. Oh madonna, statella, rompi coglioni. Se sei così, farai poca strada. Passerai la vita in solitudine, ricordati queste parole. Mica mollo dei primi, dai ca, e basta. Cosa? Mi stai dicendo che io ho mentito? Brutta stella di merda. Mi stai dicendo che Luigi non ha fatto nulla di sbagliato? Incredibile. Voi fate cagare, siete davvero fantastici! Siete proprio dei bravi fratelli. Sopra, fatto verde, ora puoi smettere di piangere. Alzati e guardami. Stavo solo facendo un po' di scena. Ma brutto deficiente. Baffuto rosso, sei andato alla ricerca del blocco Aurora per amore di tuo fratello. Hai affrontato mille difficoltà per aiutarlo. I tuoi sentimenti nei suoi confronti sono nobili e puri, che provo a fratello maggiore. Sono commosso. Baffuto verde, perdonami per tutto quello che ti ho fatto passare. Ora conosco la verità. Il tuo cuore è un diamante, è meraviglioso e brillante, ma ha molte sfaccettature. Ogni tanto ha bisogno di una lucidatina, ma è prezioso per i tuoi compagni di squadra. Guarda avanti con coraggio, avrai sempre il mio supporto. Bene, potete passare, non ve lo impedirò. Alleluia. Dunque, per fatto verde, colpisci il blocco, fallo con tutto il cuore. Speriamo che ti affermo. Bene, bravissimo. A proposito, il blocco Aurora cambia forma e diventa delle terze dimensioni del cuore di chi lo colpisce. Quindi, cosa dire? Via, l'ho ucciso. Ecco, hai tenuto Luigi Fratella. Hai tenuto Luigi Frittella, praticamente. Ora, se ulteriori induci, che si apre il portale e fa un culo che Luigi si sia scaccicato. Allora, prima di prendere quel tubo, so che questi sono due fagioli. Uno qua. E ecco qua il secondo. Cioè, vabbè, dovrebbe essere tosto in verità. Ah, ecco qua, c'è anche un quarto fagiolo, bene. Allora ragazzi, io penso di concludere qui la parte, perché oggi ho fatto davvero molto e mi sa tanto che dovrò fare un bel po' di tagli qua. Allora, noi ci vediamo ad una prossima parte dove andremo avanti con questa zona per capire un po' adesso da che parte andare, cioè come proseguire qua con la mappa. Per cui io vi saluto e alla prossima parte di Mario Luigi. Ciao ciao!